Presidente Flick, c'era molta aspettativa su questo quesito e anche sull'altro che riguarda la cannabis. Qualcuno ha accusato la Consulta di far politica, è d'accordo? Assolutamente no. Mi sembra che la prima indicazione estremamente precisa l'ha data il Presidente Amato quando è comparso per informare con un'iniziativa inconsueta. Nel referendum il punto fondamentale è chiarire bene, e questo riguarda anche la posizione dei media, di che cosa si tratta, qual è il quesito, qual è il contenuto, per verificarne l'ammissibilità. Il Presidente Amato ha dato le motivazioni per cui hanno in tre ipotesi respinto la richiesta referendaria. La richiesta suonava, quella globale, l'insieme di tutte le richieste, suonava come un rimprovero all'inerzia e alla inattività del legislatore e nello stesso tempo un rimprovero alla iperattività dei magistrati che spesso tendono a sostituire la posizione del legislatore. Le leggi le farà il Parlamento, le leggi le controllano e le applicano i magistrati, primo fra tutti il giudice della Corte Costituzionale che ne controlla la costituzionalità. Allora, per quanto riguarda il fine vita, il Presidente Amato ci ha ricordato quello che qualcuno di noi aveva già segnalato, il rischio che invece di valutare il quesito in sé, si finisse e si richiedesse di estendere automaticamente all'omicidio del consenziente una serie di ipotesi che la Corte stessa aveva 2 o 3 anni fa valutato e deciso con riferimento alla diversa situazione dell'assistenza al suicidio, che è una cosa diversa dall'omicidio praticato da una terza persona con un consenso, sempre che sia valido, della persona che vuole levarsi la vita. Il secondo discorso è quello della cannabis, e cioè il quesito per come è formulato non si limitava al problema della coltivazione della canna in casa per ragione uso domestico, ma coinvolgeva tutte le droghe e con ciò coinvolgeva una serie di provvedimenti, di trattati internazionali che è vietato sottoporre a referendum, una delle ipotesi esplicite di divieto di referendum. Certo. Il terzo quesito era quello della responsabilità dei giudici, problema fondatissimo, ma che in questo caso si chiedeva di risolvere alla Corte, che la Corte lo risolvesse in pratica con l'adozione di una disciplina nuova e diversa da quella esistente e consolidata, cioè la responsabilità indiretta e filtrata dal Ministero. Io anch'io ho molte perplessità sul modo con cui funziona oggi il tema della responsabilità, ma a cambiare il sistema non può essere la Corte, deve essere il Parlamento. E qui mi sembra molto importante l'invito rivolto dal Presidente della Corte al Parlamento, che vale anche prima di tutto per l'eutanasia per l'omicidio del consenziente. Certi temi e certi valori ideologici vanno discussi dal Parlamento e vanno discussi, se possibile, bandendo dalla loro valutazione quei riferimenti intolleranti, da un lato alla sacralità della vita come momento religioso. Giusto. L'Italia è una società democratica pluralistica. Dall'altro l'esaltazione senza alcun limite della libertà e dell'autodeterminazione, che non tiene conto del fatto che la protezione dei soggetti deboli e l'evitar loro le sofferenze è fondamentale per la nostra Costituzione. Certo, allora senta Presidente, mi pare di capire, sintetizzo io e spero di non banalizzare troppo, in sostanza lei dice, così come ha detto Amato ieri, è il Parlamento che deve legiferare e fare il suo lavoro, non certo. Possiamo sostituirci noi giudici della Corte certo. Costituzionale. Senta, un'altra cosa invece per quanto riguarda la giustizia, Presidente Flick, c'è un allarme di Cantone, leggevo questa mattina sui giornali, lui dice, attenzione, Cantone tra l'altro ex capo dell'ANAC, attenzione perché appunto col quesito che riguardava la legge Severino rischiamo di ritrovarci i mafiosi nelle istituzioni. Lei è d'accordo su questo? Guardi, questa è una valutazione, chiamiamola di merito, cioè è un discorso che giustamente la Corte ha ammesso, perché non si tratta di intervenire da parte della Corte creando una legge nuova, si tratta di dare via a quella che è la valutazione del contenuto che il Parlamento deve fare, tenendo conto anche delle indicazioni che potranno scaturire dal referendum. Il problema è capire che cosa la gente vuole. Non si può da un lato lamentarsi che la corruzione è imperante, come è
oggi celebriamo il 30° anniversario di Mani Pulite, se non sbaglio, o il 20°. Sì, ecco. Esatto, oggi. E dall'altro lato lamentarsi perché i giudici invadono troppo. A questo punto i giudici devono restare nel loro confine, applicare le leggi che il popolo, nel caso del referendum, o il Parlamento decidono di promuovere, e la responsabilità del contenuto di quelle leggi spetta tutta al Parlamento, che non può solo occuparsi di economia, l'altro monito di Amato, ma deve soprattutto occuparsi dei valori fondanti. Presidente, non potevate essere più chiari di così, quei valori che poi rischiano di dividere la società e di inasprire anche il conflitto sociale. Esatto. Allora, l'ammonimento di Amato è importante. Ciascuno faccia il suo mestiere. Il Parlamento faccia il mestiere, brutta parola ma concreta, di fare le leggi, cercando di trovare, se posso aggiungere una piccolissima valutazione, ciò che unisce e non ciò che divide. Finora era stato fermo sull'eutanasia e sull'omicidio del consenziente. A questo punto, dopo la spinta della Corte, che con la sentenza precedente di 2 o 3 anni fa, il caso del DJ Fabo, ha fatto una decisione molto coraggiosa e forse un po' al di là di quelli che sono i suoi compiti tipici. Ormai però è entrata nell'ordinamento ed è equiparata a una legge. Sulla base di questo elemento il Parlamento, a mio avviso, dovrà cercare ciò che unisce e non ciò che divide nel tentare di trovare un equilibrio tra la solidarietà, la difesa del soggetto debole, l'eliminazione o la non sofferenza e la autodeterminazione del soggetto. Chiarissimo, Presidente. Infatti proprio oggi riprende la Camera il cammino del progetto di legge sul fine vita. Presidente Flick, la ringrazio molto per la sua chiarezza e anche per la sua, come dire, perentorietà rispetto ai temi di cui si è discusso, che sono centrali per la nostra democrazia. Non è perentorietà, è un discorso ovvio. Ovvio. Presidente Flick, grazie e buon lavoro, buona giornata, a presto. Grazie, altrettanto, grazie.